E anche questa mattina, in questo martedì, chiudiamo un po' diversamente dal solito il nostro appuntamento con la trasmissione appunto del mattino. Ieri abbiamo avuto la prima ospite del 2020 di questa grande collaborazione nata ormai da qualche mese con il collettivo Scrittori Uniti. Oggi è il momento di avere con noi un'altra, la seconda ospite dell'anno, ovvero un'autrice. Si chiama Laura Gronchi e le do il buongiorno. Benvenuta, Laura. Buongiorno Emanuele. Voglio Buongiorno. cominciare ringrazio te e il collettivo scrittore per aver dato a me una sconosciuta esordiente questa opportunità. Grazie, ringrazio anche a nome tuo Claudio e tutti quelli che dietro le quinte lavorano per questo. Allora, volevamo giusto sapere un po' di informazioni da te, visto che sei un'attrice, parliamo insomma, un po' del tuo lavoro, della tua passione. E quindi parlaci di questo del tuo ultimo lavoro, il tuo libro, quindi il Sì. Ok, titolo, insomma, qualcosa in più. va bene. Dunque, allora, il mio libro si intitola Ossessione. È Sì. un romanzo con il titolo di Vendetta, Amore e Violenza, da toni piuttosto avvincenti e, come ha detto il mio editore, sorprendentemente noir. Una descrizione un po' particolare. E vi sono narrate le vicende dell'infermiera cooperante Sara Toni e del maggiore dell'aeronautica Sergio Morelli. Poi il loro incontro in Etiopia e ritorno a Pisa, che si intrecciano con un passato burrascoso e con il rapimento di lei da parte di un gruppo terrorista. Il presente appare sereno, ma si rivela quanto mai labile, messo a rischio da un ex marito violento e un'ex fiamma talmente vendicativa da risultare patologica. L'ho intitolato Ossessione perché questo è il filo conduttore di tutto il libro: la gelosia ossessiva di Marco nei confronti dell'ex moglie Sara, la passione ossessiva di Samantha per Sergio, l'ossessivo desiderio di vendetta di Sara nei confronti dei terroristi che l'hanno rapita e le hanno rovinato la vita. La determinazione che spinge il colonnello Fabbri a voler scoprire e distruggere la cellula terroristica. E nel romanzo vediamo come vari protagonisti interagiscono con le loro fissazioni. Alcuni, come Marco e Samantha, ne sono sopraffatti e ciò li porterà verso l'autodistruzione. Altri invece ne traggono energia, forza per andare avanti e risolvere tutti i loro problemi. Soprattutto Sara si trasformerà da donna pavida e sottomessa a un marito violento e possessivo in una persona coraggiosa, capace di superare i propri limiti per correre in aiuto dell'uomo che ama. Tutto qua. Bello, qui praticamente il titolo del tuo libro rispecchia totalmente in quello che è la storia, la trama e tutto l'evolversi delle situazioni. Consideri importante lo strumento, le fiere per l'autore emergente, quindi come fa ormai da tanto tempo il CSU? Sì, io ho amato molto i due protagonisti del mio libro e alla fine ho scoperto che mi sarebbe piaciuto che anche altri si appassionassero alle loro avventure, che vivessero nell'immaginario altrui. Perciò io devo far conoscere il romanzo e farmi conoscere. Qual è la migliore occasione di partecipare a una fiera? Bellissimo, quindi insomma anche tu condividi questo pensiero. Quali fiere invece farai con il collettivo Scrittori Uniti? Dunque, al momento sono iscritta alla 43esima Fiera di Breme a Pavia, domenica 8 marzo, a Orbassano il 5 aprile e in delega, cioè mando i libri, però io non ci sono, anche se una giratina ce la vado a fare, al Salone del Libro di Torino. Quindi insomma, anche tu sei impegnatissima. Stai già scrivendo qualcosa di nuovo, oltre a quindi il tuo grande ossessione, la tua grande ossessione. Sì, sono a metà di un nuovo romanzo che tratterà tra gli altri temi il vizio del gioco, vissuto all'interno di una famiglia già molto problematica. Dai primi sospetti alla scoperta, alla negazione della realtà e infine alla ricerca di possibili soluzioni. Ho È capito. ambientata ai giorni nostri, sullo sfondo della crisi economica e c'è anche delle volte piuttosto bizzarre. Quindi insomma, poi aspettiamo anche l'uscita di questo nuovo tuo lavoro.
Hai un sito internet, una pagina Facebook dove si possono visionare, vedere, leggere i tuoi lavori o comunque le pubblicità, insomma, quello che fai? Dunque, per ora il romanzo è visibile sul sito della casa editrice, la Porto Sicuro, e Ok. poi si può trovare su Amazon e IBS. Per Oh, ora non ho perfetto. una pagina dedicata. Perfetto, va bene, va bene. Io ti ringrazio, Laura, ti ringrazio a nome del collettivo Scrittori Uniti, anche a nome di Radio Carbonia, e quindi ci sentiamo magari per altre cose, per altri aggiornamenti quando li avrai, quando insomma ci sarà motivo, modo di collaborare sempre con il CSU. Grazie Grazie e una buona giornata. a te. Anche a te. Ciao, ciao, Ciao. ciao, ciao, ciao. E ringraziamo Laura Gronchi, ringraziamo ancora anche oggi il collettivo Scrittori Uniti che ormai insomma, è una collaborazione che continua da qualche mese. Siamo contentissimi di questa cosa anche perché ci sta qualche volta staccare dalla musica e parlare di libri, parlare di blogger, parlare un po' di cultura, no? Io vi ringrazio, vi auguro una splendida giornata. Torniamo domani sempre alle 10:30 con la trasmissione del mattino di Radio Carbonia. Ciao!